chiamata alle armi del movimento estremista ligure a tutti i suoi militanti. In occasione della corsa ciclistica Milano-Sanremo abbiamo deciso di venire qui a fare un'azione di sabotaggio e depistaggio della corsa. La Milano-Sanremo rappresenta l'ennesimo schiaffo alla nostra terra. Come se non bastavano le macchine e le moto dei milanesi, ci mandano anche i ciclisti, con tutto quello che comporta come aumento di turismo e presenze non volute dalla costa financo all'entroterra. Mi sono messo così il cappello da cowboy per non destare sospetti tra la popolazione locale. Il percorso della corsa prevede la partenza da Milano, Zucca, e attraverso la pianura padana arriva all'Appennino Ligure per terminare a Sanremo. Renderemo la strada la più impervia e ostica possibile. Cercheremo di opporre resistenza all'altezza della rotonda di Pinasco, in modo da deviare il percorso e fare ritornare i corridori da dove sono venuti. Eccoci qui con i nostri strumenti per il sabotaggio. Le trofie da gettare sulla strada. C'è anche del pesto, se le trofie qualcuno le vuole accompagnare con del condimento. Ecco, qui c'è anche della prescinsea. Verrà cospassa tutta la strada di prescinsea, in modo che le gomme della bicicletta dicano ma dov'è la torta di bietole, e si crea confusione. Alle mie spalle il naviglio pavese, nel quale sono stati buttati dei cefali kamikaze che si faranno esplodere nel momento del passaggio della corsa. Mi trovo in un posto pericolosissimo, sono nella rotonda di Pinasco. In questa posizione tutti i cartelli verranno cambiati, in modo che i ciclisti arriveranno da Milano e torneranno a Milano facendo la rotonda completa. Potete vedere lì dai cartelli. Togliti un po', camion. Va. C'è pieno di cami qua. Speriamo che stanotte non ce ne siano, che veniamo a spostare tutti i cartelli. Là a Milano ci metteremo Suca, e là dove c'è scritto Pavia ci mettiamo Suca anche di lì, in modo che tornino sempre indietro a Milano. Lo dicono da Pinasco fino alla Certosa di Pavia, Milano, Suca e così sia.